poi così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Senti un po', come ti va? E come mi va? Sempre uguale, lo sai. Ero ragazzino e ho fatto un errore. Ma ormai sono 5 anni e non lo lascio. Norma, ma almeno tu mi capisci? Sì. Più o meno. No. Lasciarsi dopo 10 anni di fidanzamento, come hai fatto tu, mi sembra assurdo. Mi trovi così più infelice di te. Guarda che sto benissimo. Sì, vabbè. Ma come vabbè? Guarda, ti sei talmente ostinata su questo tuo benedetto matrimonio che, credimi, sei diventata una stronza. Come tuo marito. Grazie. Oh, prego. Andiamo a pagare, altrimenti non facciamo in tempo a mangiare. La nostra insalatina prepalestra. Norma, non chiamare la polizia! Il signore qui adesso se ne va! Non è successo niente! Ma che cazzo dici? Entra dentro e vai sopra! Adesso! In Europa era stato inventato l'aratro pesante, i mulini a vento, la rotazione delle colture, era nato il Sacro Romano Impero, nuove leggi venivano promulgate. I comuni e la borghesia nascente stanno per avviare quell'insieme di condizioni che porteranno al Rinascimento. Ed ecco, anche qui sta per avvenire qualcosa. Allora, come accade spesso anche oggi, le leggi venivano fatte in base all'appoggio politico di questa o quella parte. Il papato, la Chiesa, era quella che garantiva alla fin fine la vittoria di una fazione o dell'altra e chiaramente otteneva poi dai vincitori le leggi che le facevano più comodo. In questo caso fare insula, cioè riunire i pezzetti di proprietà della Chiesa in un isolato, espropriando ad un prezzo ridicolo le proprietà altrui. È interessante notare che Carafa, una famiglia nobiliare, conta tra il 1459 e il 1612 ben 8 arcivescovi di Napoli. I pensieri schiacciano questa mia triste forma in un angolo stretto e le mie misere emozioni colano da questi muri opprimenti senza lasciare alcun colore. Niente. Sono brutta.